Ehi là, qualcuno che conosco che cerca relitti a Costa Ghisa mi ha detto di aver visto la capitana Iter su un'isola molto lontana a ovest. Però il mio interesse adesso è un altro, prima di proseguire. Allora, Kaylee, prima di tutto, io e te ci andiamo a fare un giro qui. Devo dirti alcune cose e probabilmente quando avrò finito penserai male di me, mi dispiace. Vedi, quando sono arrivata a Nuova Virra la prima volta non vivevo ad Harbor Town. C'è un altro insediamento in cima al Colle Autunno, sulla costa est. Borgo Cordoglio. È una comunità di gente che vive dei prodotti della terra, condivide i propri beni e tutte queste cose carine. Hai visto la gente che va in giro con le vesti incappucciate, vero? Sì. Sono quelli, e un tempo ero una di loro. Le cose non erano così strane, ma il leader, Dorian, era ossessionato dagli arcangeli. Borgo Cordoglio è stata fondata con l'intento di aiutare tutti, ma presto ha cominciato ad occuparsi solo di ciò che voleva lui. La situazione è arrivata a un punto tale che non mi sentivo più a casa. Era troppo tardi perché potessi risolvere qualcosa, così sono scappata. È così che un anno fa sono finita ad Harbor Town. Ora voglio disperatamente fare la cosa giusta per tutti, perché ho deluso troppe persone in passato. Ma se Dorian sa dove si trovano gli altri arcangeli, devo mettere da parte le mie paure e scoprire cosa sa. Gli estranei non possono entrare, ma dovrebbero ricordarsi di me. Credo che riuscirò a farti entrare. Lo faremo assieme? Sei sicura di volerlo? Sì, so che sarà difficile, ma voglio che esca qualcosa di buono da quello che ho passato. Ok, va bene, segnerò l'ingresso della comune sulla mappa. Ricorda, ti lasceranno entrare solo se ci sarò anch'io. Ma se tipo io facevo la missione di Eugenio da solo, cioè con qualcun altro, andava avanti lo stesso? Ok, Kaylee, siamo già qui d'altronde. Ti faranno entrare? Salve, sono qui per parlare con Dorian. Signorina Kaylee, bentornata. Vieni, sei giusto in tempo. Andiamo. Giusto in tempo. In tempo per cosa? Dove sono finiti tutti? Sta succedendo qualcosa? Diamo un'occhiata in giro. Ah, la gente vuole fare a botte? Gli appunti scarabocchiati dicono: questa creatura a forma di disco volante emergerà dal suo guscio se le verrà data la possibilità di restare vicino ai suoi avversari. Sai cosa mi ricorda il potenziamento della palla chiodata così? Ci sono allora zone in cui non posso andare oltre? Ma è un limite d'altezza o un limite che non posso fare tot passi più in avanti? Forse è un limite d'altezza, sai? Ok, abbiamo aperto il passaggio. Qui che c'è? Ehi, fuori da casa mia! Ehi, voi non indossate le vesti! Siete qui per sabotare la cerimonia! Chi lo sa? Cultista di livello 29. Salamagus, questo non ce l'abbiamo. Siamo una doppia unità attacca briga. Sia io che Kaylee possiamo attaccare tutti quanti i membri del party avversario. Mi fa straridere come... Dio mio, siamo organizzati ora. Non ci fermerete. Ne dubito altamente che non ce la faremo. Che ci fate qui? Non dovreste essere... Un momento, Kaylee, sei tu. Sai che novità? Chi l'avrebbe mai detto che avremmo visto dei nemici a forma di UFO? Quasi quasi, non per cattiveria nei confronti di Kaylee, ma do questa ecolocazione a noi dopo. Non tanto per il bonus di esperienza, ma tanto per la durata. Apostata. Non ricordo quest'uomo, ma sembra che lui si ricordi di me. Forza, continuiamo. Beh, però Kaylee deve salire di livello, quindi vabbè, per adesso lasciamoglielo. Poi magari facciamo cambio. Fine. Dorian si aspettava qualche problema prima della cerimonia, quindi sono rimasta di guardia. Immagino che grande avversario sarai, Maimort. Sette meraviglie. Pium. Dio mio. Questa strategia funziona fin troppo bene. Pestaggio galattico. Colpisce un bersaglio e non si può schivare. Ottimo. Dovrei fare la guardia. Che sta tramando, Dorian? Sono preoccupata. Non lo so. È strano tornare qui. Lo posso immaginare. Hello. Ehi, nuovi amici. Purtroppo è volontà del serpente Dio che io difenda la nostra comune dagli estranei. Ma non c'è assolutamente nulla di personale. Certo, nonna. Sette meraviglie. È una battaglia chi colpisce prima, vedo, eh. Nulla di personale. Cioè, io posso passare ormai benissimo anche senza dover aprire tutte quante le porte. Allora, qui che cosa abbiamo? Un cultista? Sei un intruso. Dorian si arrabbierà a morte con me se non riesco a fermarti. Provaci. Voglio provare Rift Metal e vedere com'è come attacco. Rift Metal? Ah, questo. Carino, non male. Sette meraviglie. Distrutto lui e lei assieme. Per essere un attacco da 60 di base power, facciamo veramente malissimo. Ma quelle sono le nostre statistiche. Sono in grossi guai.
Fuori da casa mia. Sai, c'è un grande significato simbolico nel potere trasformativo delle cassette. I quattro lati delle forme rettangolari coincidono con i quattro lati dell'uomo, fronte, retro, sinistra e destra. Comunque sia, probabilmente ora dovrei cercare di fermarti. Stiamo ammazzando un intero villaggio, se ci pensi. Ah, Vincenzo! Mi dispiace, ma ti dovrò sputare. E ora Vincenzo è arrabbiato. Vincenzo è veramente tanto, tanto, tanto difensivo come... come creatura, comunque. Rift Metal! Dai, ancora un colpo e sei fuori. Ah, le cassette sono interessanti. Chiave di Borgo Cordoglio. Chissà che cosa apre. Ehi là! È compito dei figli del Cordoglio respingere gli stranieri. Non indossi la veste del figlio del Cordoglio. Perciò devo sconfiggerti. Provaci. Oh, la sirenata. Sarebbe bello averne una. 7 meraviglie. Mamma mia, che devasto. Solo Vincenzo è troppo resistente. Fratello Cooper, mi dispiace. Ecco, hai visto? Ci serviva per caso la chiave per questo? Ehi tu! Accidenti, tutto questo scavare mi ha messo una fame tremenda. E ora devo affrontarti a stomaco vuoto. Lo so, è una vita di merda. Vediamo se partiamo. Certo che partiamo. Mamma mia. Ok, questo è nuovo. Questa è la prima volta che lo vediamo. Voglio solo un panino. Perfetto, si è evoluto esattamente come pensavo, sì. È diventato in Gran Ryu. Voglio vedere la differenza adesso fra loro due. Lui è più difensivo sulla mischia. Lui è più attacco che difesa. Però di base sono più o meno uguali. Quando una creatura può apprendere un attacco così a caso, che solitamente non è proprio a caso, vuol dire che c'è un'interazione. O quasi sempre. A volte è più una speranza. Dici dai, ci provo. Ecco qui. Non ci serviva, però. Da non crede che fratello Cooper mi abbia messo di guardia. Dopo tutto quello scavare, sono la figlia del Cordoglio più devota. Forse batterti gli dimostrerà il mio valore. O forse morirai provandoci. Oh, il cane. Piu! Vediamo Uragano com'è. Carina, mi piace. Mi piace come animazione. Non sono brava abbastanza. Allora, eccoci qui. Silenzio tra il pubblico, per favore. Lei chi è? La mia sostituta inquietante? Ora parlerà Dorian. C'è una faccia da idiota questo. Come va, gente? Accidenti, siete proprio una folla fantastica. Ascoltate ragazzi, figli del Cordoglio, chiunque voi siate, avete fatto tutti un ottimo lavoro con gli scavi. Dico davvero, questa è una buca di primissima qualità. Questa fossa è profonda come la vostra devozione alla causa. È come una metafora. Quando la mia testa iniziò a sentire i sussurri che mi guidavano sottoterra, ho capito che non potevo farcela da solo. E certo, abbiamo avuto alti e bassi, ma ce l'abbiamo fatta. Apriamo il sipario. Vediamo. Il dio serpente ci attende, baby. Hanno trovato una stazione. Presto entrerò nella camera e tratterò con lui per ottenere una parte del suo potere divino. E ad accompagnarmi, la nostra figliola prodigia torna da noi. Non è così, Kaylee? Oh no. Oh no. Kaylee, tesoro, sembri un cerbiattolo abbagliato dai fari. Ovviamente ho saputo che avresti partecipato alla nostra grande festa. Non hai raccontato al tuo amico che dirigevi questo posto al mio fianco? Jaco, mi dispiace, ti spiegherò più tardi. Ora dobbiamo mettere fine a questa storia. Tu non credevi in me, vero? Beh, a quanto pare ho sempre avuto ragione, baby. C'è un vero e proprio arcangelo esattamente sotto i nostri piedi. Noi abbiamo affrontato gli arcangeli, Dorian. Se entrerai lì dentro, finirei per farti uccidere. Se tu e il tuo amico avete tanta esperienza, perché non vi unite alla festa? Forza, guardatemi mentre ascendo alla divinità con il mio nuovo amico arcangelo. Jacqueline, la piattaforma per cortesia. Come desidera, signore. Ci vediamo, tesoro Kaylee. Lo odio con tutta me stessa. Forza, fermiamo questo idiota, qualunque cosa creda di fare. Dammi un secondo, voglio vedere cosa c'è in giro. Ok, non c'è assolutamente nulla. No, c'è una casa. E dei soldi. Ma di concreto niente di interessante. Andiamo, Kaylee? Andiamo a fermare il tuo ex capo. La pressione qui è schiacciante, proprio come quando Morgante è apparsa per la prima volta. È come se ci fosse un rumore fortissimo nell'aria, ma non riuscissi a capirlo. Pium! Kaylee, amico di Kaylee, ce l'avete fatta! Ho preso la decisione tattica di modificare il piano. Signore? Kaylee e il suo amico andranno avanti, e se l'arcangelo non li uccide all'istante, entrerò io a fare il mio discorsetto. Tu sei pazzo e ti farei uccidere.
Prima tu. Dio serpente, quindi potrebbe essere... veleno? Magari in realtà non ha ragione neanche, non è neanche un dio serpente? Scopriamolo subito. No, è un caprone. È un arcangelo. Mi dà quella sensazione orribile che ho provato quando abbiamo affrontato Morgante. Come se lo guardassi dal lato sbagliato. Ah no, però ce l'ha un serpente. Avete sentito la mia chiamata? Siete qui per rendermi omaggio? Siete qui per bruciare per me? Eccolo qua. Ola va o la spacca! Oh, grande arcangelo! Ho accolto la tua chiamata e ho viaggiato verso la tua dimora. Per la mia lealtà... polverizzato all'istante. Tu non puoi pretendere da me. Tu devi solo dare. Gli avevo detto che sarebbe successo. Forza, Geco, mettiamo fine a questa storia prima che uccida qualcun altro. Tu chi sei? Arcangelo Cordemio, serpente divino. Cordemonio. Ok, ecolocazione, fai il tuo dovere. Pium! Vediamo. Partiamo alla grande. Aia. Vabbè, 28. A livello 30. Sai che novità. Allora, Grimorio, pam. No, ecolocazione si è messo una sopra l'altro. C'è relativamente inutile così, però dura di più almeno. Iniziamo a sputarlo. Così se tira fuori un muro, poi facciamo un uragano e pam. Iniziamo. Stato ban... ok, tentazione. Aia. La mela dell'Eden. Posso attaccare la mela? No, non posso attaccare la mela. È un muro quindi la tentazione. Oh, ti sei appena sparato sui piedi da solo, Fra. Perché io ho proprio l'attacco che fa per noi. Continuiamo un attimo. Perfetto. La mela l'ha mangiata. Ah! Ok, già il fatto che in realtà funziona come un muro normale, abbiamo gli attacchi di vento. Meglio per noi. Aia. Questo è smale. Questo è male. Concentrazione, ok, quindi più precisione, però sei ustionato. Fra, beccati questo. Usiamo un muro per adesso. Voglio stare tranquillo. La storia si ripete. Ok, così ci ciucciamo un po' di energia. Noi iniziamo ad aumentare la nostra velocità e la nostra quantità di PA. Ok. Meno male che avevamo il muro. Piu. Ok, anche lui multicolpo. Mannaggia, sta iniziando a diventare fastidioso il Fra, eh? Neutralizza. Allora, dato che sicuramente ora tirerà fuori un colpo magistrale, e dato che combatte anche con l'elettricità, meglio se usiamo il nostro di muro, quello di acciaio. Abbiamo anche l'ultimo turno di ecolocazione, quindi meglio usarlo. Ecco uno, ed ecco due. Uff. Meno male. Perfetto. Muro elementale e uragano. Via tutti i muri. Dovremmo riuscire ad ucciderlo, sai? No, avevamo finito l'ecolocazione. Cavolo. Oh, mi ha avvelenato lo stronzo. Kaylee. Meno male che è ancora viva. Meno male che è ancora viva. Sputalo, letteralmente. No, è ancora vivo. Kaylee, resisti. Non mi crepare. È ancora viva, meno male. Vittoria. Materiale fuso, upgrade e grano. Ma il grano a cosa mi serve? Non ho ancora trovato un oggetto che lo usa. 10%, 5 secondi e 5. Se davvero te ne vuoi andare, presta attenzione a quello che canto. Il tuo valore dovrai dimostrare, il tuo cammino si allungherà alquanto. Vola occidente sulle ali, fino a un luogo che solo io conosco. Lì troverai le mie stanze segrete, ora ritrovo di vuoto e quiete. Procedi dunque lì a settentrione, dove le strade si vanno a incontrare. Dove la terra ti porta al cielo e sulla neve potrai camminare. Quindi devo andare sulla montagna innevata. Cordemio, giusto? Ho una bella opportunità di lavoro per te. Più. Voi e io. Un giorno dovremmo proprio fare una chiacchierata.
E se ne andò. Beh. Dorian! Dorian! Sorry. Mi dispiace, ma è solo colpa sua. Dobbiamo andarcene. L'aria qua sotto odora di morte. Ah, la comune. Aprirà le sue porte. Cercheremo un punto d'incontro con il resto di Nuova Virral. Volevamo solo una guida. Non volevamo... Lo so, la gente di questa comunità non è cattiva. Dovete solo scegliere con più cautela in chi riporrà la vostra fiducia. E la Kaylee clone se ne andò. Cose da pazze. Come ti senti? Io sto bene. Mi sento in colpa per aver aiutato Dorian per tutto questo tempo, ma in realtà la colpa è sua, non mia. Ci unimmo al figli del lutto più o meno nello stesso periodo. A me serviva quel senso di appartenenza. Diventammo buoni amici, io ero una sorta di assistente per lui. Forse col tempo le cose cambiarono, forse c'erano sempre stati problemi, ma Dorian iniziò ad avere un ascendente nefasto sulla gente del Borgo Cordoglio. Contava su di lui con i suoi sogni, le sue esigenze, le sue follie. Non c'era più quella comunità di cui avevo disperato bisogno. La gente reagì male, io cercai di appianare i contrasti. No, non ero la sua assistente. Gli coprivo le spalle. Mi sembrava di stare facendo del bene, di coltivare un'atmosfera di positività, anche se la gente stava male. Non sono una brava persona, Jaco. Sì che lo sei. Mi fa piacere che tu lo pensi. Ora che lui non c'è più, spero che staranno tutti meglio. Le persone smarrite cercano una guida e Dorian gliela offriva. Beh, un altro arcangelo in meno. E voglio aiutarti a trovare gli altri. Ho fatto molta strada. Livello 2. Ora puoi usare la potere fusione quando sei in fusione con Kaylee. Le fusioni che formi con Kaylee ora hanno il 10% di forza. Ah, ecco il potere fusione. Devi essere a livello 2. L'uomo triangolo ha detto che voleva fare una bella chiacchierata con te. Che voleva dire? Oh, quasi dimenticavo di chiedere. Hai ricevuto un nuovo indizio dal fantasma dell'arcangelo che vive dentro di te. Dove la terra ti porta nel cielo e sulla neve potrai camminare. Sembra che descriva una zona. Che ne pensi? Ok, diamoci da fare. Ora dove si va? Hai sentito le dicerie su cosa sta succedendo ad Acquitrino? Potremmo dare un'occhiata se ti va. Acquitrino, un altro capitano. Ok, no. Abbiamo un luogo dove voglio andare.